Abitare in casa di proprietà non conviene e ti mette le catene. Sono un agente immobiliare e non sono impazzito. Segui il video fino alla fine e capisci il senso di quello che dico. Perché non conviene? Lavoro, il posto fisso e la stessa casa per tutta la vita non esistono più. Bisogna essere preparati alla mobilità. Prezzi sono calati e continuano a scendere. Non siamo ancora arrivati a grattare il fondo del barile. Trasferirsi in un'altra città con la zavorra di una casa di proprietà è complicato. Lunghi tempi per vendere, molto più semplice liberarsi da un contratto di affitto. I giovani sono consapevoli che oggi sono qui, domani chissà dove. La cosiddetta fuga dei cervelli. Sono evoluzioni sociali a cui non possiamo esimerci. Chi non lo ha ancora capito cade in quella categoria che io chiamo prigionieri di casa. In questi giorni ne abbiamo visto due esempi. Nel 2009 Sara acquistò la casa dei suoi desideri di indipendenza a 75.000 euro, a cui aggiunse 25.000 euro per ristrutturarla, per un totale di 100.000 euro con un mutuo di 30 anni. Oggi, dopo 11 anni, Sara deve trasferirsi vicino ai genitori anziani che abitano dall'altra parte della città. Mi chiede una valutazione per venderla. 45.000 euro. E peccato che Sara ha ancora 49.000 euro di mutuo residuo da estinguere. Eh già, quello che un decennio fa era simbolo dell'indipendenza economica e della rivincita sociale. Ho comprato casa! È tutta mia! Evviva! Ora è la sua prigione. La casa non è sua, ma della banca. Per vendere non soltanto non le rimane niente, ma deve tirar fuori 9.000 euro per estinguere il debito. Pazzesco, ma capita molto più spesso di quanto tu possa immaginare. Infatti ti faccio un altro esempio. Marcello e Anita 8 anni fa si sono sposati. Marcello oggi ha trovato di meglio. E non una casa più bella, ma un'Ucraina con 1,20 m di coscia. Marcello propone ad Anita, tieniti la casa e facciamo metà di quello che l'avevamo venduta, 130.000 euro. Ma certo! Anita si fa valutare da noi la casa e ne vale 75.000 euro. Ed anche per loro il mutuo residuo, 90.000 euro, è superiore al valore attuale della casa. Faglielo spiegare a Marcello. Oggi impegnare tutte le risorse nella casa di residenza non conviene. Le dinamiche sociali sono cambiate in pochi anni. Ma se la casa di proprietà non è più un obiettivo e aumentano le richieste di affitto, qualcuno deve ben essere proprietario di queste benedette case, giusto? Acquistare case per affittarle è un ottimo investimento. La cedolare secca del 10% sugli affitti percepiti è la tassazione sul reddito più bassa che ci sia. E ti dico di più, non impegnare tutti i tuoi risparmi nell'acquisto. Attualmente i tassi dei mutui sono talmente bassi, vicino allo zero, che ti conviene tenerti i soldi e farti finanziare. In Danimarca, Unione Europea, non Marte, ci sono addirittura dei mutui a tasso negativo. Sì, meno dello zero. Prendi 100.000 euro e ne restituisci 95. Fatti delle domande. Le banche ci vedono lungo. Significa che il denaro sarà sempre di più carta straccia e conviene investire in qualcosa di tangibile. E la casa, il vecchio caro mattone, continuerà ad essere un bene rifugio. È solo da considerare con una prospettiva differente. Un bene da usare e non da possedere. A questo punto devi decidere come procedere. Cosa acquistare e come affittare, per non metterti in casa gente che poi non paga. Acropoli Immobiliare ai servizi giusti per te. Property Finding, per cercare l'immobile giusto da mettere a reddito. Ricerca e severa selezione degli inquilini. Gestione del contratto per tutta la sua durata. Stipula alla chiusura, con le scadenze e i rinnovi. Pensiamo tutto noi. Iscriviti alla newsletter per rimanere sempre informato o chiamaci per una consulenza.